Giorgio Gatti, docenti precari italiani, siamo davanti a Montecitorio dopo pochi giorni dall'ultimo presidio con i sindacati. Oggi c'è l'approvazione, la votazione degli emendamenti al decreto sostegni bis. Sperate in qualche cambiamento? Quali sono gli emendamenti a cui tenete di più? Ma ovviamente è logico che noi speriamo in un cambiamento. La situazione oramai è drammatica perché sono anni che ci battiamo e continuiamo, diciamo, a cercare di far valere i nostri diritti. La cosa a cui noi teniamo di più è che sia riconosciuto, per come prevede la Commissione europea, il nostro diritto alla stabilizzazione, perché la Commissione europea dice che dopo 3 anni di servizio è necessario che lo Stato. Questo è un problema già noto, ma qual è la soluzione? A quale emendamento puntate di più contro la supplentite? Ma fondamentalmente noi chiediamo che si istituisca un doppio canale di reclutamento in modo da consentire non solo ai docenti di prima fascia, come hanno previsto nell'attuale bozza di decreto e con 3 anni di servizio, ma anche a tutti i docenti precari con 3 anni di servizio di poter accedere a questo percorso formativo durante l'anno di servizio per poter poi essere immessi in ruolo. Lo stesso meccanismo delle GAE? Più o meno sì, solo che le GAE non c'è un percorso formativo, perché le GAE, uno per entrare in GAE ha già svolto un concorso, è stato già, diciamo, valutato in quel senso. Sarete ricevuti da qualche politico? Noi abbiamo fatto richiesta sia qui a Montecitorio sia al Ministero, al Ministro, di essere ricevuti in delegazione. Ci auguriamo che ci ricevano per poter, diciamo, proporre le nostre richieste. Lei è di un gruppo dei tanti, dei precari, ce ne sono molti, questo frastagliamento non porta a nuocermi, non sarebbe meglio riunirmi in un unico gruppo? Ma sicuramente sarebbe l'ideale riunire tutti in un unico gruppo, però comunque noi siamo riuniti in rete e ci incontriamo periodicamente tutti i vari gruppi e insieme abbiamo organizzato tutte le varie associazioni, abbiamo organizzato questo evento di oggi, anche il famoso lo sciopero del 2 settembre, è stato organizzato nello stesso modo, noi insieme decidiamo per la categoria, quindi comunque c'è un'unità di intenti in tal senso.